Ciao a tutti, oggi siamo tornati su The Battle Cats. E oggi non c'è nulla da fare. Esatto. Ultimamente sto notando che su The Battle Cats ci sono eventi troppo di rado. Infatti oggi andremo a fare l'impresa leggendaria, che non vado a fare da 100.000 anni letteralmente, perché quando esce non la vado a fare lo stesso. Vabbè, comunque, visto che non sto facendo video da un po' di giorni, ho deciso comunque di andare a fare l'impresa leggendaria, perché sennò non sarebbe uscito un video neanche tra 10 anni. Intanto usa tutto and scambia con biglietto. E comunque tutti gli stage che ci sono oggi o li ho già fatti o non li riesco a fare. E intanto perché mi stai facendo ritirare i premi giornalieri soltanto adesso? Se io l'ho aperto 2 volte oggi, non lo so. Comunque, ok, questa è stata strana, ma dettagli. Quindi apriamoci la capsulina con la contabilità, ok, va bene. E poi vediamo un po', ci abbiamo cose. E allora, non sarei, sono tentatissimo, però non devo farlo perché devo aspettare l'Epic Fest, lo so. Però sono troppo tentato. Non lo so, raga. Vabbè, dai, lo faccio. Non usciranno mai, ma lo devo fare. Sono troppo tentato. Troppo. Ragazza Vescovo NP. Ah, adesso andiamo anche a spenderla perché sì. Perché ci serve. Gatto pistolero. Facciamo NP. Ti prego. Scommetto che siete arrabbiati perché non li dovevo aprire. Infatti è così. Vabbè. Questo letteralmente c'è una volta ogni 100 anni. Quindi ce la possiamo anche permettere. E abbiamo un gatto preso Welter. Non è possibile. Vabbè, abbiamo 128 NP. Vediamo un po' chi possiamo potenziare. Tipo andiamo nei rari, no? È possibile talentare il nostro amico gatto? No, ovviamente no. E allora te cosa fai? Obiettivo Aku. Ecco, obiettivo Aku sarebbe interessante. Ma tipo di ultra rare cosa abbiamo? Vediamo un po'. Ultra rare. Ah, tra l'altro se sentite delle voci non so parlare. Se sentite delle voci di sottofondo è perché c'è mia sorella che non sa parlare a bassa voce. Comunque, allora, se abbiamo Tata che è immune da maledizioni. Va bene. Ecco, il gatto Balrog sarebbe interessante fare il costo ridotto. Perché costa troppo e letteralmente muore instant. Anche se un minimo di danni li fa. Oppure, se abbiamo Kalisa. Insomma. Chi potremmo talentare? Se niente, Regamerion. Non mi sembra interesting. Gravicicci, abbiamo già sbloccato qualsiasi cosa. Esatto. Circa. Poi Ervanta, boh, non mi sembra il caso. Gigavolta non si può nemmeno talentare. Boh, allora sentite, il risparmio. Però c'era qualcosa che volevo talentare. Comunque XP non ne sto farmando perché ci sto giocando poco a The Battle Cats. E quindi non andiamo a potenziare nessuno, anche perché non ha molto senso ancora, finché non ne ho tanta. E poi quando ne avrò tanta, allora evolveremo e potenzieremo qualcuno. Tra l'altro Duman l'altro in teoria parto per il mare per la seconda volta. E dunque per una settimana circa non usciranno video, però forse preregistro qualcosa e ve lo carico mentre sono là, quindi preregistrato. Penso anche uno di The Battle Cats, ma insomma ho da vedere un po' che cosa fare. Comunque io ho un deck tipo già. No, ovviamente no. Aspettate, fatemi fare una. What? Fammi
Festival del tesoro più metà, cioè il costo dell'energia è dimezzato. What? No, veramente, fammi vedere. Sul serio? È dimezzato. Ma l'hanno aggiunta con un aggiornamento, mi stai dicendo, vero? Cioè, ok. Allora facciamo una bella cosa, cioè questa. Tanto lo so bene che i gatti ce li deciderà il gioco, però almeno alcuni vorrei, insomma, tenermeli. Quindi andiamo alla sfida dei livelli duelli, anche no. Dicevo, andiamo all'impresa leggendaria. E fatemi mettere un attimo Mitama, perché mi sembra essenziale. Lo metto al posto di Ervanta. Facciamo così e andiamo. Cercherò di fare il più stage possibile nel minor tempo possibile. E vediamo un po'. Tra l'altro, in questi giorni sto giocando poco a The Battle Cats anche per il fatto che ci sono i saldi estivi su Steam. Infatti, ho comprato Cuphead, che io ho sempre creduto fosse facilissimo. Infatti, boh, ero, cioè, letteralmente era il mio sogno giocarci perché credevo di essere fortissimo. Cioè, mi dicevo sempre: ma dai, ma non sarà così difficile. Invece, andandoci a giocare, mi sono reso conto che è molto più difficile. Ho anche comprato il controller apposta per il computer, per il PC. Ed è comunque difficile, vabbè, cioè senza il controller è letteralmente impossibile. Però anche col controller è abbastanza difficile, anche se io ci gioco con mia sorella, infatti abbiamo due controller. E giocandoci con mia sorella, quindi in due, diciamo che i boss hanno il doppio della vita, se non vado, cioè se non sbaglio. Quindi sì, è più difficile. E vi volevo dire che se vi piace come idea, vi potrei portare una serie di Cuphead da solo, non con mia sorella, perché farebbe soltanto tanto tanto sarebbe non so parlare. Farebbe tanta confusione e diciamo che tipo 40 minuti di video e forse se va bene facciamo mezzo boss. Quindi insomma, se vi piace come idea, forse ci faccio un sondaggio. Lo porto da solo perché in due comunque è proprio impossibile. E diciamo che dal punto di vista dei boss, delle abilità, diciamo che sono abbastanza esperto in quello perché letteralmente su YouTube ho guardato Cuphead da 100.000 YouTuber diverse, 100.000 speedrun e tutte cose. Ho anche il DLC che diciamo per ora lo lascio lì da parte perché con mia sorella sono bloccato nella prima isola, quindi ecco. Non mi sembra il caso. L'unica cosa è che non mi ricordo come si sblocca Chalice, quindi il personaggio del DLC, ma dettagli. Comunque, adesso cerchiamo di giocare a The Battle Cats invece di parlare di Cuphead. E comunque ho comprato anche Hollow Knight perché mi ispirava, sinceramente. L'ho sempre visto su YouTube da tutti, letteralmente. Poi su Steam 97% recensioni positive, quindi ho deciso di provarlo. E per ora l'ho giocato soltanto senza il controller e devo dire che mi ci sono trovato benino con un po' di pratica, però ancora da provare a giocarci con il controller. E se già giocavo bene col cioè senza il controller, con il controller probabilmente si vola. A Hollow Knight non ci ho giocato molto, ci ho giocato poco in realtà e non so letteralmente niente, però boh, mi sta piacendo. Ma come ho detto adesso parliamo di The Battle Cats. Cosa abbiamo da dire di The Battle Cats? Beh, principalmente nulla in questo momento perché boh, non mi sto nemmeno concentrando, sto mettendo tipo unità letteralmente a casissimo. Quindi cerchiamo di mettere Gameron perché anzi mettiamo Loruro anche se non fa troppi danni, però è a livello 5, quindi dovrebbe essere quasi shottato. Vero? No, ok, sono resistenti anche a livello 5. Va bene, e allora niente, aspettiamo. Poi, visto che sì, a sto punto mi metto a parlare di qualsiasi cosa perché su The Battle Cats adesso non c'è nulla da dire per ora. E ovviamente il cane sta abbaiando, quindi mi dispiace, ma ve lo dovrete sorbire. E sta abbaiando veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto. Comunque, livello 5 è completato e vi volevo dire di Zelda Tears of the Kingdom, che
Ancora non l'ho finito, non sono nemmeno a metà, ci ho giocato 110 ore. E comunque è troppo lungo, il che mi piace come cosa perché mi piacciono i giochi lunghi, ma lunghi proprio nel senso che sono lunghi, quindi come Zelda. E l'ho trovato molto intrigante anche. E poi adesso ho comprato pure il libro, quello Incredible da 500 pagine gigantesco, con la copertina quella speciale, quindi non flessibile ma rigida. E l'ho guardato un po', mi sono rivoluzionato. Diciamo, non mi sono spoilerato troppa roba, ma qualcosina sì. Tipo Mineru, ecco, Mineru non ho la più pallida idea di che cosa sia. E ho visto soltanto che c'è un quinto appunto eroe, diciamo, chiamiamolo così, e che si chiama Mineru. Ok. Poi ho scoperto tipo le statue stregonesche, dove trovarle ho scoperto perché non lo sapevo e mi servono. E lo so che molti di voi probabilmente se non staranno capendo niente, però regà, è così. Insomma, poi ho scoperto anche un sacco di nuove armature e ho capito come completare missioni difficilissime, ma quelli sono dettagli. Il libro non costa neanche troppo per quello che contiene e per come è fatto, perché dentro è pieno di immagini, pieno di scritte anche, cioè letteralmente ci metti, cioè non ha senso leggerlo tutto perché che senso ha? Cioè, che senso ha leggere le cose che hai già fatto? Quello sarebbe tipo una mega guida, ecco. Quindi non ha senso leggerlo tutto, ma diciamo quasi, se sei appassionato. Perché comunque c'ha tanti disegni, tutti a colori, tante scritte, insomma, molto utile. Ma adesso chiudiamo anche il discorso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e concentriamoci su The Battle Cats. Siamo già a livello 8, 12 minuti, quindi niente male. Penso che usciranno due video su l'impresa leggendaria. Non sto neanche guardando che ricompense mi stanno dando e sto mettendo gatti a caso perché tanti primi livelli sono veramente basilari. Ci dai Rada Tesori, ok, ce le stiamo rifacendo, ce n'ho già 7 che non ci fa schifo come cosa, quindi mi sa che la prossima cosa che andrò a fare off camera sarà andare nel cosmo e completare, cioè ottenere tutti i tesori superiori che me ne mancano pochi. Comunque, ok, ci è andato anche bene, letteralmente ci ha lasciato tutti i gatti, quindi vai di luminarli, anche se potevo mettere il Behemoth, ma non importa, adesso l'andiamo a mettere, quindi vai di Behemoth, poi anche Gravicci e boh, qualsiasi cosa possibile ed immaginabile. Ecco, questo non l'avevo considerato in realtà, però dovrebbe essere scarso perché comunque sono i primi livelli, infatti ecco, è già esploso male. E anche il livello 9 l'abbiamo completato. Con un secondo board, attenzione. Ok. Dettagli, è stato anche quello annientato. E il gioco ci dà speed up. Non è vero, gatto ricco. Va bene, decimo livello. 50 di energy. Allora, ci lascio il Behemoth e Mitama, che comunque è già sufficiente come cosa. E boh, in realtà aspetterei per il Behemoth, perché le altre unità non mi sembrano granché, quindi vai di Behemoth, te, e poi non lo so, spammiamo un po' di unità tanto per fare un po' più in fretta. Tra l'altro non sto neanche cliccando gli stage per vedere che cosa mettono, perché boh, non ha senso secondo me, sono veramente facili per ora, quindi non sto, cioè non perdo tempo a guardarli. E vai, anche questo ho completato. Poi questo stage è 95.000 di vita, quello di prima 999.999, però non mi faccio domande. Adesso 11° livello, prima volta che guardo, che ci dai? Tre occhi speciali che comunque non ci fanno schifo, ok. Allora, vediamo un po'. Ok, ci dai unità veramente, ma insomma, neanche troppo, eh? Quindi tanto mettono, mi sembra, la foca e il cinghiale basta, quindi potremmo anche mettere loro letteralmente e poi boh, spalmiamo un po' di unità a casissimo proprio. E basta, per il resto non dovrebbe uscire più niente, quindi stage troppo semplice. Cioè il livello 9 dove mettevano due bor in confronto a questo è difficilissimo. Cioè non ha senso. Ci sono livelli che sono strafacili e livelli
difficili, tra virgolette, messi a caso, però dettagli. Questi poi dovrebbero essere, credo, livelli presi dalle saghe, ma non lo so, perché come vi ho detto, l'impresa leggendaria non la faccio tipo mai perché, boh, non mi ispira. Non so neanche che cosa ti dà se fai tipo tutti i livelli e non so nemmeno quanti sono in realtà, però dettagli. Allora, il gioco c'è dato anche il gas mask, che in realtà è buono perché ci abbiamo i cagnolini neri contro. Quindi insomma dovrebbe essere tipo un meat shield, quindi ci va bene così. Vai di gravicci e poi adesso dovrebbero uscire appunto i bassotti. Che in realtà ce li dovremmo gestire con il Behemoth, che mi sa che va giù tra poco. Ah, ecco di cosa vi volevo anche parlare. Dave the Diver. Cioè, signori, ma l'avete visto Dave the Diver? Nuova uscita su Steam, bellissimo. Secondo me il gioco è veramente fantastico. Infatti, con questa offerta di Steam l'ho comprato, anche quello. C'ho ancora da provarlo perché in questo periodo sto giocando soltanto a Cuphead con mia sorella e a Hollow Knight, perché insomma mi sta piacendo anche Hollow Knight come gioco e sono curioso di vedere cosa succede. Insomma, voglio portarlo a termine, non so nemmeno quanto è lungo, proprio niente. Comunque, Dave the Diver su Steam ha ricevuto delle recensioni positivissime e io confermo perché lo sto guardando da uno youtuber che non vi posso dire in questo momento, ma dettagli. E insomma, probabilmente l'avete intuito perché non ci sono molti youtuber su YouTube Italia, credo, che stanno portando Dave the Diver, quindi penso che l'abbiate già intuito da chi lo sto guardando, ma dettagli. E comunque, boh, sono curioso di provarlo anche quello perché ho visto che è molto difficile perché ha tante tante meccaniche, tanti minigiochi e tante cose che ti sblocca nel tempo appunto il gioco. Però insomma, bello, molto bello, sono curiosa di giocarci. Tra l'altro dovrò censurare quel messaggio che mi è arrivato, mi pare ovvio, perché mi sono dimenticato di nuovo di silenziare la chat. Questo è quello che succede quando hai, cioè quando non registri da tanto tempo, che ti ricordi cosa devi fare. E insomma, questo è il risultato. Ma dettagli, non mi ci vorrà molto, però mi ci vorrà molto per la conversione. Ma quelli sono dettagli. Comunque, dai, buttiamo giù anche questo livello, questa torre. Vediamo un po' che cosa ci dà il gioco. Ok, ci dai. Ok, una CPU, quindi il nulla è più totale. Però l'unica cosa positiva è che ci stanno anche dando materiali, quindi mica male. E vabbè, insomma, Dave the Diver ve lo consiglio assolutamente, anche se è abbastanza complesso. Cioè, complesso nel senso che deve avere una memoria decente, perché comunque, diciamo, con tutte le cose che ti dà il gioco, devi riuscire a ricordarti tutto e gestire bene i soldi, insomma. Però molto carino. Ma adesso chiudiamo anche la parentesi su Dave the Diver. E dunque, penso che faremo anche livello 16 e poi concludiamo qua il video perché sennò dura troppo e c'ho anche da fare questa conversione, quindi da editare il video, per colpa di quel messaggio che mi è arrivato. Ma dettagli, tra l'altro sto, come vi ho detto, mettendo unità a caso letteralmente perché col parlare tutto mi distraggo. E poi, vabbè, sono i primi livelli, come ho detto, quindi dovrebbero essere abbastanza fattibili, anche con unità scarse. E quindi, dai, ce la dovremmo fare. Tra l'altro, ma è il secondo che metto di gatti artiglio di ferro, mi sa di sì, è già morto, vabbè. Mettiamo un altro. Sì, non hanno vita, letteralmente, cioè sono così scarsi, ok. Mi sa che mi toccherà mettere Airvant. Per forza, anche se è scarso, però mi toccherà metterlo. Perché se no non ce la facciamo. Artiglio di ferro, vai. Cioè, artiglio di ferro letteralmente da un colpo e poi muore. Tanta, tanta roba. Quindi mettiamo Meat Shield più possibile. Cioè, letteralmente spammiamo tutto. Questo non è mettere Meat Shield, questo è spammare tutto. Ma sono dettagli. Allora, facciamo così e piano piano stiamo riconquistando terreno. Ok, niente male. Ci vorrà un po', ma ce
la facciamo. Ok, va bene. Ah, non possiamo più schierarlo. Ottimo, abbiamo già messo il massimo dei gatti. E beh, effettivamente abbiamo messo tanta tanta gente. Ma dettagli. Tanto abbiamo già vinto, ottimo. E ci dai. Occhio leggenda, mica male. Più un pezzo di carbone, wow. Vabbè, livello 16, boh, abbastanza semplice. Ovviamente dipende da quello che ci dà il gioco. Se mi lasci Mitama o il Behemoth. No, solo la Ken Ken. Ecco, questo potrebbe essere complicato perché ci ha lasciato letteralmente solo la Ken Ken. Quindi, regà, non... cioè, dai, ma che sfortuna, però. In che senso? Poi ci ha messo ovviamente il vero gatto Sus, per non dire quella parola, che è Sus. Ah, ci ha dato anche, però, canna spadaccina che letteralmente non ho mai utilizzato, credo. Ma va bene. Ma è lei che fa le onde? Sì. Ah, è lei che fa le onde. Le onde d'urto, ok, bene. Tra l'altro, se sentite un mio linguaggio di debattolcezza molto scorretto, cioè molto sbagliato, è perché ci sto giocando poco, quindi insomma tutti i termini si stanno un po' decomponendo, possiamo dire. Ma dettagli. Allora, comunque ce la stiamo gestendo bene o male, li stiamo disintegrando grazie a Canna Spadaccina. Senza di lei non avremmo fatto nulla, letteralmente, credo. E quindi dai, buttiamo giù questi ultimi nemici che stanno continuando ad essere spawnati, il che non va bene. Quindi dai, siete pregati di muovervi. Dai, forza. Ok. E poi vi volevo anche dire che la serie di Tabs non è interrotta, perché l'ultimo episodio non ha fatto tante visualizzazioni, ma un numero leggermente, leggermente, leggermente poco decente. Quindi prossimo video che farò su Tabs vi darò un limite di visualizzazioni da raggiungere, diciamo, cioè un numero da raggiungere. E se lo raggiungeremo, non di mi piace, ma di visualizzazioni, perché mi piace per ora non ha senso. Comunque, limite di visualizzazioni, e se lo raggiungiamo, poi insomma, la serie andrà avanti. Comunque, vi farò un sondaggio dove vi chiederò se insomma volete che vi porto Cuphead. Probabilmente sarò abbastanza scarso, anche se, come vi ho detto, con mia sorella non riesco a fare tipo niente, ma perché i boss hanno il doppio della vita, eccetera, eccetera. Ma penso che da solo riuscirò a fare tanta, tanta roba. Comunque, andate a votare perché quando sarà uscito questo video il sondaggio sarà già disponibile. E beh, ciao ciao!